sarò brevissima come sono sempre, e anticipo altre dichiarazioni che probabilmente ci saranno nel corso del dibattito, in cui si farà riferimento rispetto alle giustissime rimostranze del capogruppo del Partito Democratico, si farà riferimento alla presenza sporadica di 5 minuti che il consigliere Russo Antonella ha, come dire, garantito in questa riunione informale, avvisata ad onor del vero dalla collega Nicoletta D'Angelo nel corso di una commissione, che già da tempo c'erano delle riunioni informali nella stanza del Presidente del Consiglio. Se si fa così, noi ne prendiamo atto. È vero che lei ha dato gentilmente ospitalità ai gruppi, però i gruppi, quando si sono organizzati, certamente con le regionali non hanno invitato il Partito Democratico, o quantomeno non hanno invitato il candidato. Quindi la presenza della collega Antonella Russo è stata per rispondere gentilmente ad una richiesta anche di collaborazione della collega D'Angelo, 5 minuti nella giornata di domani, quindi al lavoro già ampiamente fatto, e 5 minuti nella giornata di ieri su chiamata telefonica del Presidente del Consiglio, a riunione già completamente finita. Se questo è l'aiuto, l'intervento che si voleva ottenere dal Partito Democratico, soprattutto da parte di chi questa delibera l'ha proposta, l'ha portata avanti, eccetera, noi prendiamo atto di questo. Io concludo, perché poi gli interventi li farò nel merito del maxi emendamento, il collega Calabro forse è andato via, non vorrei dire cose personali sulla fretta, collega Gennaro, ma almeno ascoltami tu. Ho preso questo tipo di, di esempi che magari ci possono essere utili, quantomeno a questi consiglieri del Partito Democratico, sicuramente gli altri colleghi non ne hanno bisogno. Qualunque cosa venga prodotta frettolosamente tra i rifiuti finisce facilmente. Chi ha fretta mostra che la cosa che sta per fare è troppo grande per lui. Le cose davvero importanti sono raramente urgenti, e le cose urgenti sono davvero raramente importanti. Lo diceva un cretino come Eisenhower. La rapidità, che è una virtù, genera un vizio che è la fretta. Oltre al proverbio che tutti conosciamo, la fretta fa i gattini ciechi, è il grande Erodoto che disse: la fretta genera l'errore in ogni cosa. Ora, che la necessità nel merito di modifica del regolamento del Consiglio Comunale fosse nata dal Consiglio Comunale stesso, perché nella precedente consigliatura c'era stata la necessità di modificare il regolamento del Consiglio Comunale e si era lavorato ampiamente, si era lavorato un anno e mezzo probabilmente su questo. Cosa significa? Che nel merito non è stato il neosindaco a inculcare nelle nostre menti il bisogno di cambiare il regolamento del Consiglio Comunale, perché per un anno e mezzo almeno i vecchi consiglieri lo sanno, ci avevamo già lavorato su. Quello che è successo è che le istanze del sindaco, che a suo modo di vedere le cose sono importanti e sono fondamentali, hanno portato alla fretta di cui parlavo io, alla fretta citata in questi proverbi. E la fretta sicuramente fa i gattini ciechi. Adesso lo vedremo se questo regolamento è un gattino cieco oppure un gattino che ci vede bene. Questo lo vediamo articolo per articolo ed emendamento per emendamento o maxi emendamento, perché è giusto per entrare nel merito delle cose. Sono intervenuta solo per fare una precisazione, perché sul ruolo, sulla figura della consigliera Antonella Russo nessuno deve giocare o deve mal interpretare, perché mettere un piedino in un posto e lo stesso piedino anche in un altro posto, onestamente, non è consentito. Allora, io sono assolutamente d'accordo che nella misura in cui si fanno determinate sedute e si richiede la presenza dell'amministrazione per discutere su temi particolarmente importanti per la città o su delibere che sono proposte dall'amministrazione stessa, questo Consiglio Comunale, cosa che negli anni si è sempre fatta, perché ci sono poi accanto alle regole scritte anche delle prassi istituzionali che non c'è bisogno, come dire, di precisare. Immagino che se voglio il sindaco in aula faccio una telefonata e mi metto d'accordo per fare in modo che lui ci sia. Ma se lo vogliamo disciplinare è giusto che lo si faccia, e lo si faccia però rispettando quelle che sono le prerogative del Consiglio Comunale, perché non mi vorrei ritrovare nella condizione, come tra l'altro il
passato è capitato che l'amministrazione non si presenta e impedisce di fatto lo svolgimento dei lavori, e lei sa a cosa mi riferisco, perché insieme a me è seduto qui a questi banchi. O peggio, siccome dobbiamo comportarlo con l'amministrazione, che l'amministrazione dia una data di disponibilità troppo in là col tempo, e quindi il Consiglio poi si ritrovi ad avere la responsabilità di non avere votato atti, che ben inciso, Presidente, possono ricadere anche sulla, possono provocare delle responsabilità personali di ogni singolo consigliere comunale, perché vorrei ricordare che gli amministratori pubblici locali sono gli unici che rispondono con il proprio patrimonio dei danni che eventualmente fanno all'erario pubblico, o che poi sono giustamente senza immunità parlamentare e quindi magari si potrebbero ritrovare ad avere problemi anche dal punto di vista penale per ritardi accumulati. Siccome oggi abbiamo una condizione di amore di Dio con questa amministrazione, ma domani mattina non potremo saperlo, con la prossima, no? con questa sono sicuro che le cose possono andare solo a migliorare, non a peggiorare. Questo Consiglio deve essere messo in condizione di non venire meno alle proprie prerogative, che tra l'altro sono stabilite nello stesso regolamento qualche comma prima, qualche articolo prima. Quindi io non sto facendo nient'altro che specificare meglio quello che già è scritto qui. Cioè che bisogna comportare, ma questa cosa non può in nessun modo far venire meno le prerogative del Consiglio Comunale. Zucco non basta bevanda, perché poi io dovrei interpretare questo regolamento e potremmo non essere noi. Non si deve trovare in difficoltà, semplicemente.